S-A-U-L, e con accento grave, in carcere, e il suo processo ha inizio. Gli avvocati di Francisca hanno una strategia che sembra essere vincente, almeno secondo la signora e Prudencio. Saul è un uomo libero e Francisca organizza un banchetto in suo onore. Il ragazzo, però, chiede a Prudencio di coprirlo per andare a trovare Giulietta. M. è arrivato là, purtroppo la ragazza lo rifiuta. Prudencio prova in tutti i modi a convincere suo fratello ad allontanarsi da Giulietta, ma Saul è sicuro che Giulietta lo ami ancora e torna a parlare con lei. Francisca finge di cedere alla volontà di Saul, ma intanto trama alle sue spalle aiutata da Prudencio. Giulietta è spaventata, temendo che la popolarità che le vogliono dare i giornalisti possa portarla allo scoperto. Emilia ha intuito qualcosa, ma sceglie comunque di fidarsi della ragazza. Alfonso racconta a Severo e Carmelo di aver sentito strani racconti su una anziana coppia di Munia tornata in paese con un bambino che in molti pensano non sia loro figlio e Severo e Carmelo, con l'aiuto di Don Anselmo, riescono ad attuare un piano che porterà l'ebanista di Munia a Puente Viejo, in modo da scoprire che il bambino, che è con L-U-I e con accento grave, in realtà Carmelito. Raimondo, invece, ha in serbo una sorpresa molto speciale per Francisca, ma capisce che la sua compagna non vuole sposarsi, quindi, deluso, non le fa la proposta di matrimonio. Candela è convinta che sia stata Venancia a far rapire suo figlio, e fa di tutto pur di smascherarla. Le chiede di ripeterle nei dettagli quanto accaduto la notte del rapimento, e la donna si contraddice in più punti. Intanto, Severo è disperato perché la Guardia Civile, senza ulteriori prove, non ritiene affidabile la pista dell'ebanista di Munia per ritrovare il piccolo Carmelito. Photo credits facebook.